Ci stiamo avvicinando con la giusta concentrazione, la giusta attenzione, la consapevolezza che inizia un campionato importante, c'è subito da affrontare una squadra importante fuori casa. Noi veniamo da settimane di lavoro importanti, questa settimana stiamo anche un po' scaricando leggermente proprio perché vogliamo cercare appunto di fare una partita importante dove anche dal punto di vista fisico ritrovare ecco questa brillantezza e questa determinazione che ci servirà in campionato, questa lucidità più che altro, ecco. Quindi ci stiamo preparando bene, credo. Lei come si sente dal punto di vista anche emotivo? Come si sente Marco Baroni? Se ci sono alcune preoccupazioni oppure tutto è filato liscio, anche tastando il polso alla squadra a sua disposizione? No, le partite sono tutte uguali, i campionati sono tutti uguali, l'allenatore deve avere la consapevolezza del lavoro che sta svolgendo. È chiaro, siamo all'inizio, quindi anche per me è importante conoscere la prima partita importante, vera. Quindi c'è curiosità, c'è attesa, c'è convinzione, determinazione, credo la giusta lucidità, perché comunque il tecnico specialmente in queste situazioni deve avere quella tranquillità e riuscire a trasmettere queste sensazioni positive. Quindi non vedo grandi differenze dagli altri campionati, ecco. No, io non temo niente. È chiaro che siamo in un momento di costruzione anche dal punto di vista fisico. È impensabile che in questo momento le squadre possano essere al top, perché se sono al top è segno è stato sbagliato qualcosa. Noi non ci dimentichiamo che abbiamo ripreso il lavoro il 15 di luglio, abbiamo dovuto fare un periodo così di adattamento perché comunque questi calciatori venivano comunque da un periodo di inattività quasi di 2 mesi, quindi non abbiamo avuto molto tempo per lavorare, ma questo non deve essere assolutamente un alibi, anzi tutt'altro, però sicuramente siamo ancora, non voglio dire un periodo di preparazione, però siamo comunque in un momento in cui è chiaro che la gestione della partita, e qui mi riferisco alla partita dell'Avellino di Benevento, non possa essere ancora completa nei 90 minuti. E poi tra l'altro, secondo me, la partita del Benevento io credo anche corso molto, corso male perché chiaramente quando ti trovi sotto devi comunque rincorrere, quindi perdi distanze, perdi lucidità, e quindi però la squadra ha corso. Lei ritiene che questi fossero influenti oppure che abbiano la loro influenza dove si fa la preparazione della location, come si dice oggi? No, no, secondo me sono influenti. Io sono dell'avviso che è importante lavorare e se sei nel tuo centro, comunque dove solitamente ti alleni, non è una cosa negativa, anzi tutt'altro. La cosa importante è riposare bene, curare l'alimentazione, queste cose. È chiaro che se in questo momento potessi aver avuto una settimana in più di lavoro non mi sarebbe dispiaciuto, però
questa è la situazione, quindi sappiamo che magari questa partita qui dobbiamo anche mettere in, in preventivo di andare ancora sopra a, a quello che possono essere poi quello che sarà una condizione ottimale, perché poi piano piano quando farai le settimane tipo, cioè le settimane di lavoro normali, non sarà comunque la squadra in, sicuramente in maniera diversa dal punto di vista proprio neuromuscolare. E ora arrivi chiaramente, ma non è che arriviamo solo noi, ci arrivano anche gli altri. Cioè, il calcio è così, no? Perché in queste situazioni ognuno gestisce a seconda del risultato il discorso. Invece no, questo è un periodo di preparazione per noi e per tutte le altre squadre. Poi c'è chi arriva magari un pochino più pulito, c'è chi arriva un pochino più sporco, però questo è normale. Se è vero, mister, che oggettivamente il Brescia è una squadra di primo ordine, cosa ne pensa del Brescia? Ha analizzato un po', studiato? Sì, abbiamo già visto qualcosa, una squadra, insomma, basta vedere gli uomini che ha, giocatori che hanno fatto calcio di Serie A, importante, una squadra che gioca un 4-2-4, comunque un 4-4-2, ha degli esterni molto, molto offensivi, le due punte, poi dipende ora se giocherà Caraccio, non lo so, insomma. Ma questo io sono abituato a guardare molto in casa mia, perché noi dobbiamo avere rispetto di tutti gli avversari e paura di nessuno, quindi è importante appunto avere lo spirito giusto, avere il giusto rispetto, però avere anche la convinzione di giocare la partita con grande convinzione. L'atteggiamento tattico sarà quello? Sì, noi sicuramente partiremo con il nostro atteggiamento che abbiamo avuto fino adesso, perché io torno a ripetere, credo che in questo momento sia quello che offre maggiore equilibrio e poi mette anche nelle condizioni migliori per le caratteristiche che abbiamo i nostri calciatori. L'ultima da parte mia, si sta ascoltando ovviamente dopo la partenza di Volpe, qualcosa di importante al centrocampo, e se questo l'unico reparto che merita più robustezza o per adesso sta bene così? Ma no, noi il mercato purtroppo lo sappiamo, lo dobbiamo saper gestire sia noi tecnici che la squadra e la società. Il mercato è aperto, ci saranno ora, ci saranno anche le prime scelte, le prime valutazioni, qualcosa sicuramente faremo, siamo attenti, però come ho detto prima la cosa importante è trovare atleti, calciatori che abbiano il profilo giusto per legarsi insieme a questo gruppo e principalmente per venire a Lanciano, dove ci sarà da soffrire ma ci sarà anche da avere la mentalità giusta. Ecco, questa è la cosa che io credo sia fondamentale e principale. È importante che, siccome qui c'è un gruppo veramente secondo me importante, chi eventualmente deve entrare a far parte di questo gruppo deve avere le stesse motivazioni e le stesse determinazioni. Scusa se ci vuol dire, comunque si è fatto la scelta, lei ha già fatto la scelta per 4 motivi? No, nel senso che adesso c'è la squalifica di Seppi, lo sappiamo, quindi adesso una domenica, sì. E quindi in questo momento voglio tenere tutti sulla corda perché è giusto così. Poi dopo io è chiaro, ho già in testa qualcosa, però valuteremo dopo. E un'altra cosa mi sta potendo giocare così. Secondo me la differenza che deve avere tra Maghera e Minotti, cioè questi due giocatori sanno una diversità, oppure cioè, possono giocare anche come mezzala, oppure l'una è alternativa all'altra, come centrale, diciamo.
Ma io, allora, parto dal presupposto che sono due ragazzi, due atleti importanti che per caratteristiche, anche se sono diverse, perché Fabrizio è un incontrista, ma è molto reattivo, è uno che piace portare pressione, andare a mordere. Devo dire che in questo periodo comunque anche calciatori con la sua struttura pagano sempre un pochino qualcosa, però sicuramente è un ragazzo che può giocare sia vertice basso che mezzala, ma principalmente è un ragazzo che ha delle buone geometrie, poi più che altro è uno che sa verticalizzare, la palla la muove sempre in avanti, quindi ripeto, sono due atleti, due calciatori con caratteristiche diverse che possono interpretare entrambi sia il ruolo di vertice basso che di mezzala.